Sì, è una campagna che fa parte della prevenzione di questo contagio che purtroppo ancora è in mezzo a noi e quindi questo è molto importante, fare un'indagine anche sierologica proprio per fare uno screening e vedere un po' di fare un po' di prevenzione del contagio. Sì. Mi sembra che si siano presentate tante persone. Sì, veramente oltre ogni previsione, perché noi addirittura abbiamo dovuto cominciare prima perché la gente premeva, quindi non eravamo neanche tanto pronti, ci manca una luce, stiamo attrezzando anche per la luce, però veramente c'è una risposta molto molto buona. Questo non è un tampone, è un'indagine sierologica dove viene prelevato una goccia di sangue, viene messo su un reattivo e quindi si accendono tre astine. Le prime due sono IgM e IgG e questo significherebbe contatto, quindi positivo, quindi sarebbe una persona positiva. Invece se si accende l'astina rossa C, che è il controllo, è negativo. Per ora, fortunatamente, quelli che abbiamo fatto fino ad ora sono tutti negativi. Cioè la risposta è immediata? È immediata, nell'arco di 3 o 4 minuti, massimo 5 minuti, noi diamo la risposta. E l'attendibilità è molto elevata, questo sì. I miei nonni pure non li sto, cioè li saluto dalla terrazza perché non voglio appunto contagiarli in qualsiasi modo, quindi ovvio, assolutamente in primis per gli altri. Sì. Credo che oggi, visto anche i numeri che stanno venendo fuori, magari sarebbe bene magari renderlo obbligatorio, forse. Si aspettava una fila così? No, sinceramente pensavo che era un pochino più rapida la cosa, però siamo qui, ce lo fanno gratuitamente, di cosa ci dobbiamo lamentare? Secondo lei una fila così dimostra anche che c'è il senso di civiltà? Sì, senz'altro un po' di senso civico e un po' di responsabilità da parte di tutti, perché comunque tutti bene o male durante queste vacanze, comunque il mese di agosto, magari abbiamo allentato un po', diciamo, quelle che erano le insicurezze, ci siamo un po' date un po' anche la pazza gioia e quindi è giusto un po' ritornare un po' nei ranghi e nella responsabilità di tutti. Perché mi sembra importante educare fin da subito e è un senso anche di sicurezza nei confronti della Movida e dei giovani in particolare. Poi mi sembra che sia importante anche in aiuto e in sicurezza anche per le persone più anziane. Sì, molto. Serve soprattutto per prevenire a loro, più che no. Più che, cioè, è importante nel prevenire la salute prima di tutto degli anziani che nostri. Grazie.